Salve a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale, 1936 sono io ancora con voi. Quest'oggi siamo in diretta da Poggio degli Ulivi, ultimo giorno di mercato, fra 2 ore la campagna acquisti sarà chiusa. Allora, Elizalde e Brugman sono qui presenti, si stanno allenando, sono qui dietro di me. Oggi pomeriggio manca Bonino, quindi penso che Bonino sia ufficiale, verrà scambiato con la Juve per il ritorno qui a Pescara di Del Sole. All'inizio c'era anche un discorso avviato con Clemenza che dovrebbe finire al Padova, e Elizalde è rimasto qui al Pescara, non è andato più alla Juve. Occhio ragazzi, occhio quindi all'arrivo di Scamacca dal Sassuolo. Il Pescara ci punta forte su Scamacca, quindi vista la non presenza di Bonino qui oggi pomeriggio agli allenamenti al Poggio, probabile che verrà sostituito con Scamacca. Mercato del Pescara direi più che positivo, perché poi a fine mercato possiamo chiudere ancora per il terzo portiere di un terzo portiere di esperienza, Farelli, ex Trapani, quindi con esperienza in Serie B, anche lui 36enne, mi pare. Per quanto riguarda la difesa, abbiamo sostituito Zampano con Ciofani, abbiamo Balzano sulla fascia destra, rimaniamo con Del Grosso e Rizzaldo sulla sinistra, Gravillon, Scognamiglio, Perrotta, Campagnaro centrale insieme a Fornasier. La linea di mediana abbiamo abbondanza più che dir si voglia, con Brugman e Proietti in cabina di regia. C'è il reintegro di Canutè, che il mister lo vede molto 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 bene in questi giorni. Abbiamo Palazzi, che purtroppo si è infortunato, si è stirato, starà fuori un mese ma rientrerà anche lui. Macin, quindi non scordiamoci anche di Memushai. Per quanto riguarda gli esterni, a questo punto se si dovesse verificare il ritorno di Del Sole, avremmo Capone, Antonucci, Mancuso, Del Sole, quindi Marras, Crecco, non scordiamocelo. E come attaccanti dovremmo avere Monachello, Cocco, il confermato Cocco, che quindi non è andato via, è rimasto qui a Pescara, e probabilmente l'arrivo di Scamacca. Raga, per come era il calciomercato la scorsa stagione, devo dire che secondo me abbiamo fatto una bella squadretta, quindi questo Pescara mi piace. Io attendo adesso la fine del calciomercato per ufficializzare la rosa definitiva, ma dovrebbe essere questa. Io vi saluto, mi raccomando, pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate qui sotto nei commenti, condividete il video e soprattutto iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Ci vediamo alla prossima, e sempre forza Pescara, direttamente dal Poggio. Ciao a tutti.